Dall'alto del suo trono, Zeus gettò uno sguardo disgustato sulla terra e sull'empia stirpe che la popolava. Poi disse con voce tonante: «Sparite, malvagi! Di voi nulla resti sulla terra!» Improvvisamente il cielo si coprì di una cupa minacciosa nuvolaglia, poi una fitta e violenta pioggia si rovesciò ininterrottamente su tutta la terra. In breve tempo i fiumi strariparono, il mare sconvolto inondò la terra e tutto fu travolto dalla furia spietata delle acque. Quando la furia di Zeus si placò e le acque dei fiumi rientrarono nel loro letto e quelle del mare si ritirarono, un silenzio di morte si stese sul mondo. Lo stesso Zeus, di fronte a tanta rovina e a questo mortale silenzio, si sentì turbato. «Forse ho esagerato», pensò. «Erano però così malvagi, così ingiusti», cercò di consolarsi. Ma proprio in quel momento le sue divine narici si dilatarono, poiché avvertirono un gradevole profumo di legno di cedro bruciato che sicuramente proveniva dalla terra. Incuriosito, Zeus gettò uno sguardo sulla desolata landa di fango che era la terra e vide salire da questa una bianca colonna di fumo. Capì allora che si trattava di qualche sopravvissuto. Sorrise della sera, serenato, ma finse, mettendosi a tavola con gli altri dei, di non essersi accorto di nulla. Sulla terra devastata dal diluvio, soltanto un uomo e una donna erano sopravvissuti: Deucaglione e Pirra. Il re di Ftia, Deucaglione, su consiglio di suo padre Prometeo, aveva costruito un'arca, l'aveva riempita di vettovaglie e vi si era poi rinchiuso con la moglie Pirra. Quando tutto il mondo era stato sommerso dalle acque, l'arca di Deucaglione aveva preso il largo e, dopo aver navigato per 9 giorni, era andata ad incagliarsi sui pendii del monte Parnaso, dove era rimasta in secca quando la furia delle acque si era placata. Sbarcati sani e salvi, Deucaglione e Pirra subito offrirono un sacrificio a Zeus, protettore dei fuggiaschi, bruciando legno di cedro odoroso che avevano portato nell'arca. Quando la terra riprese a germogliare, i due superstiti scesero dal monte e andarono a Delfi a pregare nel santuario della dea Temi. Qui si inginocchiarono e chiesero a gran voce: «Divina Temi, tu che cara fosti al cuore di Zeus, non lasciarci così soli, intercedi affinché il sommo padre riporti la vita sulla terra». Zeus, dall'alto dell'Olimpo, udì l'invocazione e prima ancora che Temi intercedesse, mandò a lei il suo messaggero. «Il sommo Zeus ha accolto la vostra supplica e ha deciso che sarete proprio voi a ripopolare la terra. Uscite a capo coperto in segno di riverenza, gettate alle vostre spalle le vecchie ossa dell'antica madre». I due coniugi lasciarono il tempio turbati dall'oscuro ordine di Temi. Poi pensarono che se l'antica madre generatrice di tutto era la terra, le sue ossa non potevano essere altro che i sassi che emergevano dalla fanghiglia del diluvio e che il sole faceva brillare di un'insolita lucentezza. Copertisi il capo col mantello, Deucaglione e Pirra raccolsero ad una le pietre che trovavano sul loro cammino e le lanciarono all'indietro. Le pietre lanciate da Deucaglione generarono uomini, quelle gettate da Pirra, donne. Così la terra tornò a ripopolarsi dopo il diluvio.